Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Incredibile, ultimissima novità: ho trovato un altro polpone morto. In uno dei miei ultimi video, che vi linko qui, ok, cliccate per poi capire di cosa sto parlando. Sono stato additato da non poche persone di aver pescato un polpo già morto e di averlo spacciato per una cattura di un esemplare vivo. Bene, vorrei sottolineare in maniera molto presuntuosa e provocante che chi va al mare soltanto d'estate, magari soltanto la domenica, quando si va a mare con moglie e figli, comunque non si riesce a maturare una grande esperienza, non sa che sparando anche i polpi più piccoli o quelli più grossi in una determinata maniera, cosa succede? Che il polpo si fulmina e si arriccia. Ed è una cosa che comunque a chi va spesso e volentieri al mare capita spesso. Ho avuto la gran botta di culo di trovare un altro polpone morto, e ovviamente sto parlando ironicamente. In una prima discesa, controllando il gradino di questa secca che finiva sulla sabbia, mi ero accorto di diverse perche che guardavano più o meno una zona, però non fissavano come di loro è consueto un punto nello specifico. A fine apnea risalgo. Riscendo sul punto, non trovo il polpo, guardo sotto un massone e poi praticamente lo trovo ammarbato, come si dice in gergo tecnico, nel fianco della pietra, lo fulmino e risalgo con tranquillità. Cambio l'inquadratura, la metto col grandangolo più ampio, scendo e riprendo la fase di recupero. La cosa simpaticissima è che ho fatto una coppiola davvero poco simpatica in effetti. Ho colpito anche una minchia di mare che non avevo visto posta dietro. Non mi è mai capitato, è stata un'emozione vederla attaccata al polpo, più che altro perché poi mi faceva schifo andarla a togliere, però poi ho risolto col coltello. Spero questo video vi piaccia. Ultimissima cosa, prima di lasciarvi alla videocattura, vi invito nel box della descrizione del video di andare a guardare il mio shop delle magliette dedicate alla nostra categoria. Ce ne sono diverse, molto carine, molti di voi già le hanno prese e ve ne ringrazio infinitamente, anche perché sono oggettivamente carine, quindi perché non farlo? Venitevi, che cazzo sei? Iscrivetevi alla pagina Facebook, così da non rimanere. Niente, non mi esce la parte finale del video. Venitemi a trovare nella pagina Facebook, così da non rimanere, aggiornati nei momenti di stop. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E se il video, almeno per così, vi è piaciuto un po', stampatemi un bel like. Al prossimo video!